Bene, Cloud Champions, episodio 29. Benvenuti e benvenute a tutte e tutti. Oggi abbiamo un ospite speciale, veramente, veramente, veramente speciale. Non è una roba che dico tanto per. Vi ricordo semplicemente che oggi, data della registrazione, è 12 ottobre. Questo significa che siamo molto 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 vicini al nostro mega evento cloud annuale, che è il 27 ottobre, Cloud Day. Lo trovate su www.clouday.it. Quest'anno, potendo ritornare in presenza, abbiamo scelto di farlo in casa del cloud e quindi saremo in AWS, Amazon Italia, e in Microsoft Italia, quindi Azure, in entrambi i casi a Milano, e tutte le track, perché abbiamo quattro track, saranno anche accessibili in streaming. Tutte le informazioni le trovate sul sito www.clouday.it, anche per iscriversi. È interessante, siamo per sfondare quota 500 iscritti, quindi saremo tantissimi e ci divertiremo. Tra noi, anche quel giorno, ma innanzitutto oggi, avremo Emanuele, che innanzitutto ringrazio per essere con noi e saluto. Ciao a tutti. Allora, Emanuele è Head of Engineering di Spreaker. Questa cosa mi fa sorridere perché, siccome noi abbiamo anche il podcast, cioè la registrazione di questo episodio, come tutte gli altre, sarà poi pubblicata come podcast e noi il podcast lo pubblichiamo su Spreaker. Magari ci ascoltate da Spotify o da Google Podcast o da Apple Podcast, ma è perché Spreaker fa questa cosa fantastica, oltre ad essere una piattaforma di erogazione di authoring e di erogazione in sé, anche della duplicazione. Quindi mi sembra un po' come quando abbiamo fatto la puntata con Fatture in Cloud, Daniele Ratti, ed ero lì a dire: noi come azienda usiamo Fatture in Cloud. Però c'è una cosa che voglio dire subito pubblicamente, perché probabilmente penserete: beh, Andrea Head of Engineering of Spreaker, perché Spreaker è una realtà, è un unicorno e quant'altro. Volevi l'ospite di peso, di nome, di brand, di tutto. Emanuele è qui perché innanzitutto io ho avuto il privilegio di conoscerlo in un luogo che a me sta molto molto a cuore. Cioè, quando 6 anni fa con Sauro, Emanuele, allora Rosy, abbiamo iniziato questa cosa chiamata Accessibility Days al Museo Tattile Omero di Ancona, e giustamente non ci filava di pezza nessuno, perché quest'anno che abbiamo fatto l'Istituto dei Ciechi, 630 persone in presenza, quasi 1000 in streaming, abbiamo avuto grandi sponsor, è facile. Emanuele era con noi quel giorno e quindi è la prima cosa che faccio è ringraziarlo ancora una volta. Emanuele, raccontaci. Grazie, grazie a te Andrea. Allora, io ricordo con piacere quell'evento lì, ne parlavamo anche prima un po' chiacchierando tra noi, di quanto è difficile lanciare eventi community, soprattutto su tematiche spesso che vengono dimenticate, come l'accessibilità. Io ricordo che ormai 6 anni fa, proprio per una mancanza generale di speaker, avevo ricoperto 2 o 3 sessioni durante i 2 giorni di evento con grande piacere, anche per la vicinanza territoriale, perché io sto nelle Marche, a Jesi, quindi molto comodo per me arrivare a Ancona, l'ho fatto con grande piacere. Tra l'altro, è stata quella una delle occasioni in cui abbiamo fatto uno dei primi test di accessibilità con la nostra applicazione desktop, Oh, wow. perché io mi ricordo una sessione un'ora fatta con Sauro, in cui provava lo streaming direttamente con l'applicazione nostra. Avevamo fatto un primo giro di accessibilità e avevo proprio tenuto una sessione sull'accessibilità su applicazioni desktop fatte con Electron, come avevano approcciato il problema. Quindi è stata anche legata al mondo del podcasting. Io lavoro in Spreaker da 7 anni e mezzo ormai, non ricordo nemmeno,
sembrano 700 perché tante cose sono cambiate, insomma. Ah, non ne dubito, avete avuto una storia anche di acquisizioni, tante cose interessanti che adesso ci racconterai. Nel raccontarcelo io parto da un punto, perché oggi siete in cloud, AWS, in Cloud Champions si fanno tutti i nomi che si vogliono fare, però io sono convinto che in una storia così lunga voglio sapere se sia vera la storia dell'unicorno che nasce nel garage col server nel sottoscala. Allora, unicorno è un parolone, un animale mitologico. Diciamo che ci sarà qualcosa di mezzo tra un cane e un unicorno, quindi forse qualcosina più in mezzo lì. Io non c'ero nelle prime fasi di Spreaker. Spreaker stava fondata a Bologna da tre dei founder con cui ho lavorato: Marco Pracucci, Francesco Baschieri e Rocco, di cui Francesco è ancora il CEO della nostra azienda, anche dopo un merger, dopo un'acquisizione. Rocco è il CTO, Marco adesso lavora in Grafana, quindi sarebbe legato al cloud. Ma diciamo la prima versione di Spreaker, che era un social audio live in streaming, è nato all'interno dei server dell'Università di Bologna, quindi perché c'era la banda che costava poco, i primi prototipi, e quindi quella lì è stato il primo, diciamo, il primo prototipo dove è nata la scintilla. E poi nella realtà l'azienda ha approcciato il cloud da subito, quindi dieci anni fa l'azienda è nata come un'azienda cloud first, quando poi si andava a scalare sui primi utenti paganti, la quantità di traffico che saliva, con tutta una serie di tecnologie che abbiamo migrato durante il tempo del cloud e sempre su AWS. Quindi diciamo che tra i proponenti del multi-cloud noi siamo quelli che diciamo no, abbracciane uno e abbraccialo fino in fondo. Quindi... Che ha senso. Allora, per mettere in prospettiva tutto quello che poi ci racconterai sull'uso che fate del cloud, e ce lo racconterai a livello di dettaglio che vuoi, io farò del mio meglio. Per riuscire a comprendere le cose che un head of engineering ci racconterà. Ma ci dai un po' il vostro contesto, i vostri numeri, sì. Capire di che... Guarda, prima dei numeri ti dico un attimo quello che facciamo, perché certo. Magari non tutti sono... Se parla un po' di podcast, Spotify, Apple Podcast, piattaforme di hosting... Spreaker è una piattaforma end-to-end per la gestione dei podcast, quindi dall'hosting all'authoring, alla distribuzione, all'ascolto, perché abbiamo anche app d'ascolto, alla creazione, perché abbiamo app di creazione, alla monetizzazione, quindi alla possibilità di guadagnare con i propri contenuti. Questo è lo stato attuale, Spreaker. Ovviamente non è sempre stato così, perché Spreaker è nata 10 anni fa con un'ambizione che al tempo sembrava una dead end classica, che era quello del social audio, per pivotare poi nel mondo dei podcast, con un grosso cambio che c'è stato con il rilascio dell'iPhone, quando Apple Podcast è stato preinstallato su tutti quanti i dispositivi, e gli eventi in cui il podcast è passato da un fenomeno di super nicchia è stato qui, e poi l'uscita del primo grande podcast Serial, True Crime, che faceva numeri più alti di alcune serie TV. Quindi l'azienda è passata dal concetto del social audio e del live, che ancora ci abbiamo, non è niente che abbiamo abbandonato, a una piattaforma di hosting podcast, authoring, creazione e negli ultimi anni di monetizzazione. Ad oggi siamo la piattaforma di monetizzazione su podcast
probabilmente più gran mondo per quanto riguarda tutti i contenuti di coda media e lunga. Ovviamente ci sono molte piattaforme che hanno contenuti molto popolari, ma non tantissimi contenuti. Noi abbiamo tantissimo user generated content e molti strumenti tecnologici per affrontare la monetizzazione, la pubblicazione, la gestione dei contenuti e coda lunga, con tutto quello che si porta dietro. Mi piace raccontarla un po' come YouTube, Twitch, i podcast, per quello che possiamo, ovviamente con la differenza di scala. Quindi quando parli di unicorno, non andiamo al cane, ma non siamo nella dimensione di unicorno. Per darti una dimensione, nell'ultimo anno, negli ultimi mesi, abbiamo all'incirca 400 milioni di download IAB compliant per l'Internet Advertising Bureau al mese, che comunque sono un bel andare considerando la dimensione media del podcast. Se vi fate due conti potete capire qual è la nostra bolletta in termini di banda, e la gran parte di questi download sono download in realtà dinamici, con l'inserimento dinamico di pubblicità targetizzate, geolocalizzate su target diversi, quindi generati dinamicamente in base all'ascoltatore. Quindi non è semplicemente una grossa distribuzione CloudFront che serve MP3 statici. Insomma. Sì, non è CDN, è piattaforma. C'è CDN, c'è tanto altro sotto. Esatto. No, beh, è un numero 400 milioni, onestamente è anche superiore al numero che avrei scommesso io, perché è tanto servire, wow. Sì, wow. Tra l'altro la parte nostra di infrastruttura tecnologica serve anche altre piattaforme di podcast. Audioboom in UK utilizza il nostro sistema, la nostra PDN, Podcast Delivery Network, che tra l'altro è l'argomento di cui parleremo alla conferenza Cloud Day. Champions Cloud Day con voi. E quindi abbiamo ovviamente una parte di piattaforme forte, più una, diciamo, una rivendita dei servizi ad altre piattaforme di podcast. E sì, non so che cos'altro ti interessava da questo punto di vista, ma più o meno queste sono le dimensioni. Tra l'altro questo tema della monetizzazione della piattaforma che ci si è creata anche rivendendo la PDN, mi ricordo che era emerso anche con Simone Procopio, il CTO del giornale, dove ci aveva detto che alla fin fine ci sono altri quotidiani che utilizzano tutta la loro piattaforma che si sono creati, e quindi in entrambi i casi, dico, da fuori uno non ci pensa, uno pensa che l'azienda faccia la piattaforma per sé, la usi per il proprio business, e invece farla usare anche ad altri è indice di una maturità importante, perché quegli altri si aspettano servizio e se manca entrano a gamba tesa. Ha ovviamente tutti i vantaggi del saper gestire una scala, molto grande, vantaggi che non dal punto di vista contrattuale, lo sai benissimo che economie di scala per quanto riguarda questo tipo di servizi qua comunque permettono l'accesso a deal migliori, certo, nell'economia del cloud. E ovviamente va mantenuto con la maturità e con la qualità del servizio che si aspetta un'altra piattaforma che costruisce sopra di te. La realtà è che tutta la parte tecnologica che abbiamo di delivery e distribuzione dei podcast la vediamo internamente come se fosse un servizio per Spreaker, dove Spreaker è uno dei clienti, ma ce ne abbiamo anche altri. Ah, certo. La parte tecnologica. Spreaker è interessante per altri motivi, perché è ad oggi, secondo noi, ma in realtà anche abbastanza riconosciuto, uno dei pochi strumenti che permette a creatori di contenuti di vivere
dei propri contenuti con monetizzazione sensata, diciamo. Quindi non, non accessibile solo, non accessibile solo a la star che fa 100 milioni di download anche se dice ciao per 3 secondi. Allora, magari un giorno te lo dico, nel senso che magari un giorno Cloud Champions da un pet project di un'azienda che è molto interessata al cloud e allora organizza in ottica community, supporta tutta una serie di iniziative, magari un giorno diventa davvero un revenue stream e di sicuro ti verrò a ringraziare anche per questo. Allora, perfetto. La domanda è come arriva al cloud Spreaker come oggi? Cioè parte da quel server lì, l'Università di Bologna, perché la banda era gratis, a un certo punto ci hai detto esce da lì e atterra direttamente su AWS. Qual se è... ti posso raccontare un po' le aree geologiche, l'evoluzione della specie. Ah, diciamo. Tra l'altro, dalla chat, ovviamente, se ci fossero delle domande, nessun problema, non interromperemo Emanuele, però io le leggo e nei momenti morti, quando c'è una pausa o alla fine, ne parliamo. Però raccontaci la storia, perché non vedo l'ora. Allora, metto un disclaimer all'inizio, perché la prima parte della storia l'ho vista, non l'ho vissuta direttamente, perché io sono da 7 anni e mezzo più o meno in azienda, quindi per tutta la parte principale, la parte vecchia, in realtà conosco quello che ho visto appena sono arrivato. Ma l'infrastruttura è stata sin da subito 100% su AWS e è iniziata come il classico monolite su Postgres, PHP, Symfony 1 e C2, con automazione che all'epoca era, diciamo, il massimo dell'automazione che c'avevi, con i classici Puppet, eccetera, diciamo provisioning classico di macchine in cloud con infrastructure as a code. Questo è stato per molto tempo il core dell'applicazione, e la realtà è che l'approccio evolutivo dell'infrastruttura è sempre stato legato allo stadio di maturità, allo stadio di necessità di quello che c'avevamo. Noi siamo grossi proponenti di usa lo strumento giusto per il problema giusto. Tante applicazioni possono stare per 30 anni su un server on-premise o su 2 server cloud senza autoscaling e non aver mai un problema. Uh-huh. E la cosa giusta da fare per evolvere un'infrastruttura di questo tipo è guardare alle prospettive di crescita e fare quei movimenti giusti dell'architettura per fare in modo che non siano un collo di bottiglia per il business. Quindi per essere pronti ad accogliere la dimensione del business che ti aspetti. E nella pratica questo diciamo si risolve in un ciclo che è abbastanza semplice per noi, che è fissa il problema che hai adesso, ottimizza per il prossimo mese, riarchitetta per i prossimi 10 anni, quindi o per il prossimo 10 per di scala. Da noi difficilmente si affronta una riarchitettura forte se non pensiamo che quel componente lì possa crescere almeno di un ordine di grandezza. Okay. Ovviamente quel 10 per diventa tanto più complesso quanto più il numero base è grande. E, certo. Quindi dicevamo, EC2, monolite in PHP più Postgres, e quello ma che è successo... di scalabilità avevate già in... Sì, sì, avevamo i classici gruppi scalabilità su Amazon, i nostri load balancer... una configurazione master slave con lot replica su Postgres,
dei Redis in availability, ma sono tutte cose che sono arrivate quando c'era il bisogno. Quindi, okay, quando c'era il bisogno di affrontare una componente tecnica, abbiamo scelto qual era la soluzione più giusta in quel momento e a quella dimensione dell'azienda. Quindi senza, diciamo, over-ingegnerizzare soluzioni particolarmente fantasiose. E il passaggio successivo che abbiamo fatto, diciamo, a livello di infrastruttura, è stato il passaggio per la parte monolitica ai container, alla tecnologia container. Okay. Quindi su cluster Kubernetes gestiti da noi. Qua rido perché S3C2 è un classico. Sì. E qua rido perché ricordo ancora il dolore che probabilmente colleghi come Marco, Rocco e Esteban hanno dovuto avere in quel tempo, perché la realtà è che tutti gli strumenti intorno a Kubernetes non erano estremamente maturi, per cui molte delle cose le scoprivi, diciamo, sanguinando sul campo. E nel frattempo abbiamo fatto questo, diciamo, questo shift dell'applicazione monolitica più servizi asincroni, code, worker su container, su cluster Kubernetes eseguito da noi. E nel frattempo altre parti abbiamo cominciato ad estrarle in maniera dedicata su servizi diversi, tipo tutta la parte di metriche, misurazione e statistiche girava su EMR, Elastic MapReduce, è stata portata su Spark, su Apache Spark, su servizi dedicati, su database dedicati esterni con API specifiche. Perché la scala della creazione dei contenuti e i pattern della creazione dei contenuti non sono gli stessi di quelli di macinare le statistiche. Quindi certo, appena una parte dell'applicazione ti accorgi che ha bisogno di scalare indipendentemente, allora si lavora per l'estrazione al monolite di quella parte lì. Ok. Quindi abbiamo fatto... Vai. Fermami. Sì, dai, facciamo in mezzo, almeno facciamo un po' di back and forth. Vabbè, sono curiosità personali, La prima è se quando... Perché tutti oggi diamo per acquisita la scelta Kubernetes. Ho bisogno di un orchestratore Kubernetes, ma in realtà si poteva scegliere Swarm, ce n'erano di orchestratori, e quindi ho la curiosità di sapere se... Perché? No, se sin all'inizio abbiate scelto diretti Kubernetes, se avete fatto delle prove anche con altri, come è avvenuta quella scelta. E poi te le dico tutte e due, poi vai nell'ordine che ti pare. Se nella fase nella quale avete iniziato a utilizzare servizi esterni, tu hai citato Kafka, avete Spark. Hai detto Spark e non so perché è venuto fuori Kafka, ok? Ma avete cercato già in quella fase implementazioni, istanze managed di quei servizi, o siete andati anche in quel caso ad avere la vostra su EC2? Vai come nell'ordine che ti pare. Vado nell'ordine che voglio. Allora, sul discorso Kubernetes, in realtà la scelta stava abbastanza obbligata, perché per quanto Kubernetes fosse molto complesso, e di solito noi cerchiamo di favorire soluzioni semplici a soluzioni complesse, la realtà è che era l'unico servizio che all'epoca era feature complete per tutto quello che volevamo fare. Ok. Strategie rollout per il numero di istanze che ci avevamo, possibilità di gestire rollout a carico continuo in maniera sensata. Diciamo che c'erano, su tutte le altre opzioni, c'erano denti che non le rendevano pari a quello che c'avevamo prima con EC2. Quindi ci siamo sobbarcati
la complessità comunque della conoscenza dei Kubernetes, di uno strumento complesso, perché altrimenti avremmo dovuto fondamentalmente peggiorare il servizio e peggiorare in alcune aree. Quindi è stata, diciamo, una scelta di questo tipo. Largo circa, ti ricordi di che anno stiamo parlando? Ecco, come ti dicevo, ma proprio... Sono sette anni che mi sembrano 700, quindi faccio un po' di fatica. Saranno stati 5 anni fa. Ok, va benissimo. 5 anni fa, cosa del genere. E nel frattempo però, 5-4 anni fa, circa 4 anni fa, incominciavamo a lavorare sulle prime integrazioni per l'advertisement all'interno dei podcast. In realtà non per la prima volta, ci avevano già provato i ragazzi 10 anni fa, ma non esisteva un mercato e quindi era stata abbandonata. E con la general availability di AWS Lambda abbiamo scritto il primo servizio, che era un API HTTP di proxy su servizi esterni marketplace di ad con Lambda, quindi al primo rilascio. Quindi abbiamo, diciamo, creato il primo setto direttamente fuori al monolite. In tutto questo ancora la podcast delivery network era principalmente sul monolite, quindi ancora all'interno del monolite, per quanto riguarda le logiche di tracciamento delle impression, per quanto riguarda le logiche di estrazione dei metadati e tante altre logiche stavano ancora lì dentro. La parte di stitching vera e propria in streaming era un'applicazione in Node.js che girava su EC2 e ancora gira in realtà su Kubernetes, per quello che ci abbiamo, ma nel tempo quello di cui ci siamo resi conto è che gli unici componenti che non ci davano grossi mal di testa con l'aumento della scala in generale erano i servizi manager. Quindi abbiamo visto quel piccolo componentino molto semplice aumentare in complessità e aumentare a botte di 10 per all'anno in scala senza bisogno di riarchivare, quindi senza dover toccare niente. E da qua, in realtà, quello che abbiamo iniziato a fare è investire ancora di più sulla parte serverless, fino a questo momento in cui per noi la soluzione default per qualsiasi tipo nuovo di workflow interno, esterno, pubblico, privato è serverless, che sia compute, che sia storage, che sia machine learning, è serverless, a meno che non ci siano le condizioni per farlo, e di solito le condizioni sono due: i costi o mancano le feature. Quindi okay, sono delle cose che terremo volentieri su DynamoDB invece che su Redis in high availability, ma i costi sarebbero sproporzionati rispetto a quello che siamo disposti a pagare per quella roba lì. Quindi è sempre una scelta di la flessibilità, certe volte costa anche molto di meno dell'altra, il total cost of ownership viene considerato, certe volte il costo di alcune soluzioni managed sono ancora fuori scala per la dimensione che ci abbiamo e quindi decidiamo di andare su soluzioni più gestite da noi. Stesso percorso è successo in realtà con tutto lo stack di osservabilità, che è l'observability è una delle ossessioni sin dal primo giorno. Non esiste una piattaforma che ci abbia eccellenza operativa se non c'è uno stack di observability estremamente accurato e che punta in maniera molto diretta ai problemi in produzione. Che è nato, diciamo, su Prometheus più Grafana più Alert Manager,
gestito da noi, e ultimamente abbiamo migrato su AMP, quindi sulla versione managed di Amazon, dello stesso servizio, e in generale anche lì portare questo tipo di strumenti core, perché per noi l'istrumentazione e l'osservabilità è tanto importante quanto il codice che gira in produzione su servizi managed, ci dà grossi mal di testa e ci permette di spendere la maggior parte del nostro tempo dove conta per il business in cui siamo. Ma guarda, allora, concordo al 100%, infatti per esempio in Track 3 al Cloud Day avremo per la observability un talk su Splunk come strumento, come piattaforma, e avremo anche un talk di Pamela Gotti su FinOps, e quindi su tutto il discorso delle scelte relative all'utilizzo del cloud guidate da considerazioni sullo spending. Quindi quando dico che concordo totalmente con te, significa che concordo sia sull'aspetto del osservare, avere uno scenario chiaro proprio di fronte ai propri occhi, e scegliere tenendo conto che sul cloud poi tu hai una bolletta ogni mese, quindi non puoi considerare, cioè, ingegneristicamente parlando, torno ai miei tempi di studi di elettrotecnica, è quello che io chiamo una retroazione, un feedback, no? Perché non puoi non avere feedback dalla bolletta. In ogni momento comunque le scelte sono sempre un compromesso tra le skill interne che hai all'interno dell'azienda, il costo puro in bolletta, il costo di manutenzione, il potenziale di crescita che c'hai con una certa soluzione prima di una riarchitettura. Perché diciamolo chiaramente, nessuno ama fare riarchitetture complesse con servizi always on. Sono problemi complessi che succedono, sono cose che vanno fatte, sono estremamente dolorosi da portare avanti in maniera corretta e affidabile. Certe volte vale comunque la pena farlo in alcune soluzioni. Però ecco, questo è un po', sono un po' diciamo i cardini nostri. E dal punto di vista tecnologico, per noi è importante innovare nel mercato in cui siamo, certo. Quindi nel mercato dei podcast. Non ci abbiamo un team che lavora nel mercato della scrittura di piattaforme platform as a service. Assolutamente. Magari qualcuno le skill ce l'avrebbe anche all'interno dell'azienda, però non ho dubbi. Però a questo punto la domanda è: Kubernetes ce l'avete ancora su EC2 o no? AKS managed a questo punto? No, è su EC managed. E in realtà parecchia parte del carico grande che avevamo su Kubernetes in realtà è stato spostato fuori, tipo tutta la parte di generazione IRSS feed, che è il metodo di distribuzione principale dei podcast, avviene in maniera sincrona con dei worker generati staticamente su S3, serviti su CloudFront. Tutta la parte del tracking dell'impression e dell'advertisement è fatto sulla piattaforma Podcast Delivery Network, che è praticamente 100% serverless, e quello che è rimasto sul monolite, che ha senso ancora che sia sul monolite, è tutta la, diciamo, la business logic del prodotto di Authoring, che vive benissimo lì, cioè con performance, con non grossi problemi di scalabilità per almeno il prossimo 10 per cui non ci abbiamo una spinta a portarla lì dentro. Ovviamente aggiornando tutto, le versioni, tenendo le best practice di infrastruttura su AKS, ma poi quando ci sono dei pezzi che vogliamo portare fuori, a quel punto lì decidiamo, prendiamo quel pezzo lì e lo portiamo fuori. Certo. Spesso anche come opportunità, come ti dicevo prima, come anche opportunità di riarchitettarli per rivenderli singolarmente.
Quindi se tu hai un pezzo del servizio che è molto importante, c'è una scala importante e pensi che possa essere utile in generale alla tua industria o una industria adiacente, allora quello spesso è un buon candidato per essere estratto dal monolite. Soprattutto per trasformare queste migrazioni da centri dei costi a centri di opportunità, cioè che non servano per tenere accese le luci, ma che generino potenzialmente nei prossimi 5 anni anche unità di business sopra quella migrazione lì. Quanto è il team di engineering complessivo oggi, come più o meno? Il team di engineering è piccolo, non lo so, siamo una 23-24 persone su una 50-50 persone della dimensione dell'azienda. L'azienda ancora ha dimensioni, diciamo, abbastanza piccole, non è un'azienda gigantesca. Facciamo parte di un gruppo gigantesco, ma il team è abbastanza piccolo. Molto, molto... No, è molto interessante. Per curiosità, relativamente a AKS, poi usate anche, per esempio, Fargate per andare a prendervi una, chiamiamola, scalabilità serverless, oppure serverless è Lambda, cioè è servizi che nascono direttamente serverless? Per noi sì. In realtà serverless è Lambda... SQS che utilizziamo tantissimo, qualcosina su DynamoDB, altre soluzioni di questo tipo. I database sono stati portati su Aurora, quindi non abbiamo più, certo, la nostra gestione Postgres, quindi tutti i database Postgres che stavamo stanno su Aurora. E sì, in generale diciamo che prendiamo quello che viene offerto per l'esigenza che ci serve. Fargate nello specifico non lo stiamo utilizzando, però non è detto che rimanga sempre così. L'ultima cosa, prima mi chiedevi il team, l'altra cosa del nostro team è che è un team remoto da tanti anni, il team da meno 8 anni, perché l'azienda è nata a Bologna, ma poi si è trasferita a Berlino, e siccome a Berlino era troppo freddo, hanno deciso che ognuno potesse lavorare da dove voleva, quando ancora non era obbligatorio o di moda. E sì, siamo un team remoto in cui il team tecnico principalmente c'ha abbastanza overlap dei timeline, quindi non è un team completamente distribuito su più time zone. Quindi andiamo dal Portogallo alla Russia, diciamo, come un po' prima della Russia, come time zone. E il team è tutto, diciamo, sul fuso orario Europa più o meno 2, il team tecnico. Poi abbiamo la parte sales, una parte customer support negli States, business developer in America, perché comunque il centro del business è... Certo, chiarissimo. Capisco anche di Berlino, che pur essendo probabilmente la mia città europea extra italiana, preferita insieme a Londra, però sì, cioè Berlino... Una piove sempre, una è freddo. Divertente. Anche se Londra sa regalare giornate di sole incredibili, però in effetti... ma è veramente... Dai, tantissimi spunti molto, molto interessanti per approfondire. Tra l'altro, hai detto SQS e abbiamo in track AWS a Cloud Day una introduzione a un talk, tra l'altro, di Mauro Servienti, che sulla parte di messaging, diciamo, che ne sa. Ed sarà un'introduzione ad SQS ed SNS, perché SQS tra l'altro è uno dei servizi serverless che abbiamo abbracciato dopo, perché prima avevamo il nostro Rabbit
Chiaro. Gestito da noi, che è stato poi completamente sostituito con SQS. Ma è un classico, ma infatti nella mia lista di prima o poi lo incastro, tanto lo vedo settimana prossima a CodeMotion, e quindi nella cena speaker, quando lo vedrò non più lucido, andrò da Gabriele Santomaggio e riuscirò a convincerlo a fare. Non gliel'ho neanche chiesto, per cui magari glielo chiedo e mi dice sì direttamente, però attendo di vederlo, di vedergli la palpebra fiaccata per portarmi a casa una probabilità di successo più ampia. Mentre hai ragione, Aurora è un termine, è un tema molto 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 interessante, e mi rendo conto che non ce l'ho in agenda, per cui se prima mi hai visto muovere le mani è perché mi sono preso un appunto e ho scritto testuali parola Cloud Day 2023 due punti Aurora. Noi se ti facessi l'elenco di tutti i pezzi di tecnologia che utilizziamo non finiremo più, perché un altro che utilizziamo tantissimo su tutta la pipeline di analitiche è Athena, per quanto riguarda le query aggregate al volo su eventi su S3. Utilizziamo Athena accoppiato con QuickSight per la costruzione dashboard di business analysis, utilizziamo SageMaker per i modelli di machine learning che ci abbiamo. Utilizziamo tantissime cose perché le cose ne facciamo tante. Ma infatti, per esempio, relativamente al machine learning ho una curiosità. Cioè, tu ci hai già detto di SageMaker. Mi chiedo se ad avere modelli vostri ci siate arrivati, ma usando prima, per esempio, i modelli tipo Recognition, Textract, già pronti. Sai perché te lo dico? Perché in una puntata precedente Marco De Rossi, che è il CEO e founder di WeSchool, che per la didattica a distanza in Italia è una realtà importante, ci aveva detto che per loro quei servizi, quei modelli preaddestrati di fatto, sono stati veramente abilitanti per creare la loro piattaforma, perché in T0, o se vogliamo vogliamo parlare termini aulici, in MVP, ok, erano buoni abbastanza per partire. E poi, quindi mi chiedo, voi come l'avete approcciata questa parte? Allora, noi questa parte qua l'abbiamo approcciata, diciamo, da punti di vista un po' diversi, da un punto di vista un po' diverso, nel senso che su alcune problematiche, diciamo, compravamo aggregazione e intelligenza sui dati fuori, e per sostituire vendor abbiamo dovuto sviluppare modelli nostri che fossero a livello superiore degli altri, per cui ovviamente un algoritmo standard non basta. E in altri casi, su parti, diciamo, abbastanza delicate dal punto di vista del business, sicuramente il primo tentativo l'abbiamo fatto sempre con i modelli classici che trovi, e che ci ha dato un'idea che quantomeno quell'approccio lì potesse essere possibile. Abbiamo in realtà la fortuna, abbiamo deciso coscientemente l'anno scorso di bootstrappare il nostro team data, di esperti dei dati, e farli lavorare sui problemi difficili del machine learning, quindi sulla parte modeling, sullo studio approfondito dei vari algoritmi e dei vari approcci, dandoci, diciamo, un anno sabbatico in cui le aspettative rispetto al risultato erano meno importanti dell'acquisizione di conoscenze in quell'ambito lì. Quindi per noi è stato anche un all-in, nel senso, dobbiamo avere skill forti anche in quell'ambito, non semplicemente comprarle. Perché? Perché poi quello ci aiuta a capire dove comprarle e dove fare le nostre. Quindi, wow. In generale cerchiamo sempre di capire
quanto è difficile andare a fondo, in modo che la decisione su andare a fondo o comprare al mercato possa essere una decisione cosciente e non semplicemente compro sempre. Anche perché se compri sempre, insegui sempre, difficilmente innovi. Ma certo, assolutamente. Senti, sempre tra le cose che mi sono segnato per poterti poi fare delle domande, no, sono tre quarti d'ora che parliamo e io ti terrei qui all'infinito, non, diciamo che non voglio abusare del tuo tempo, tanto ci vediamo da qui a due settimane, esatto, a Milano per Cloud Day, però c'è un tema che hai toccato che secondo me non è attinente al cloud in senso stretto, ma è qualcosa di cui ha senso parlare un po' e farti una domanda, ed è quello appunto del team distribuito. Sì. No? Perché mi chiedo, io ripenso a qualcosa che mi ha detto, per esempio, in una delle prime puntate, Davide Mauri. Davide Mauri è Principal Program Manager in Microsoft Corporation a Segrate del team di Azure SQL, che possiamo un po' pensare come se fosse il team di Aurora, via. Sì. E abbiamo parlato di cosa significa diventare un team maturo per sapere che hai 9 milioni di database attacciati, oggi probabilmente di più, allora un anno e più fa erano 9 milioni, e non puoi dare di servizio. Allora mi chiedo, c'è qualcosa che ci vuoi raccontare cosa significa essere un team distribuito che dà servizio, cioè, che lavora su una piattaforma, non vedendosi quotidianamente, non avendo la facilità di fare una riunione al volo perché i fusi orari non sempre lo permettono, cioè mi chiedo come facciate lo stand-up meeting, se fate uno stand-up meeting per esempio, ma un team che alla fin fine lavora su una piattaforma che si aspetta di poter gestire 400 milioni di download mese perché è quello che è l'aspettativa degli utenti, ok? Sì, non credo di avere la ricetta magica per questa cosa qua, o il silver bullet. Però è la tua. La realtà è che è complesso, ovviamente allora ci sono delle cose che vengono molto più semplici e delle cose che vengono molto più difficili, cioè il fatto che comunque sia la comunicazione sia forzata ad avvenire in più scritta e meno parlata aiuta alla crescita della maturità del team, quindi aiuta nel porre un problema in modo che sia comprensibile agli altri, in modo che il back and forth della comunicazione non sia lunghissimo. Dall'altra parte è difficile mantenere il costo basso, il costo del coordinamento e l'allineamento della visione. C'è bisogno di uno sforzo continuo, quindi abbiamo noi degli appuntamenti fissi a livello azienda, a livello engineering, a livello dei singoli. Quindi dei riti che noi abbiamo è un lens settimanale in cui diciamo che siamo divisi tra product e operation in generale, e una settimana product e una settimana operation raccontano il venerdì dalle 5 e mezza per mezz'oretta, tre quarti d'ora, ogni team, quello su cui hanno lavorato, quello che hanno scoperto, gli obiettivi che hanno raggiunto o le cose che sono, diciamo, fallite miseramente. E questo dà un po' quel senso che aiuta avanti a capire qual è il progresso dell'azienda nel suo insieme. Abbiamo unità un po' più strette, che sono i team che lavorano a stretto contatto tra loro. Abbiamo i nostri riti degli ingegneri su cui lasciamo abbastanza libertà ai team a organizzarsi. Parlavi dello stand-up. Abbiamo team che fanno lo stand-up, abbiamo team che non lo fanno, e non è un grosso problema. Ognuno, diciamo, si organizza come meglio crede, anche perché ogni strumento è adeguato alla dimensione del problema. E in più c'è una struttura di one-to-one, quindi
one-to-one mensile per il progresso delle persone all'interno dell'azienda, retrospettive cadenzate all'interno dei team per le dinamiche all'interno dell'azienda e almeno una volta all'anno un retreat aziendale in cui ci troviamo tutti quanti per una settimana in un posto a fare lavoro, in cui la parte di lavoro è, diciamo, non è molto alta. Siamo appena tornati da un fantastico retreat in Sicilia, in cui abbiamo speso una settimana, e che dà tanta benzina a tutto il team per andare avanti, per comunque far sentire persone un po' meno che lavorano con una macchina invisibile. Incontri le persone, scambi idee con persone con cui non lavori di solito, e diciamo che questo per noi alla nostra scala sta funzionando abbastanza bene. E questo è il lavoro che ci metti sopra, che è importante. I lati positivi sono che comunque sia sul lavoro asincrono, se fatto bene, permette quei periodi di focus time che spesso in passato, lavorando in situazioni di ufficio, erano molto più difficili anche per me, perché c'è sempre qualcuno che ti tira per la giacchetta, no? Certo. E non presentarsi in ufficio è difficile, decidere di mettersi busy per un giorno sul calendario, sapere che gli altri dell'azienda lo rispettano, è una cosa molto utile, che permette per esempio di affrontare quei problemi complessi col focus e la concentrazione che richiedono. Certo. Ci sono ovviamente tantissime cose che abbiamo cambiato, che stiamo aggiustando e che impariamo mentre le facciamo, perché io ti ho detto che adesso siamo 50, ma la realtà è che fino a 4 anni fa eravamo una decina e 2 anni fa eravamo una 25ina e adesso siamo 50, quindi con l'aumento della dimensione aumentano anche le complessità. Cerchiamo di mantenere alta autonomia anche sui team che lavorano. Spesso viene fatto con trasparenza, cioè facendo partecipare anche i team, se non alle decisioni, quantomeno spiegare le motivazioni delle decisioni di quello che si deve fare, in modo che un team non prenda, diciamo, domani facciamo questo come un'imposizione random all'altra. C'è tanto lavoro di comunicazione che è molto importante. C'è la difficoltà dell'onboarding. Per anni abbiamo fatto molta fatica, anche perché eravamo più piccoli e il costo di un'inefficienza iniziale era troppo alta. Per anni abbiamo fatto molta fatica ad assumere e ad onboardare profili più junior, che è un problema, perché se riduci il funnel di molto. E negli anni abbiamo affinato anche tutta la fase di onboarding per fare in modo di essere strutturati anche per far crescere persone che non partano già da un livello di espertissimo all'interno dell'azienda e siano produttive da subito. Ne potremmo parlare per 6 mesi questa cosa qua. Ah, certo. Perché io l'ho vissuta prima da onboarding. Io quando sono entrato eravamo in pochi, ma per i primi 8 mesi ho sviluppato Spreaker Studio per desktop, avendo conosciuto solo, diciamo, Marco e Rocco per una settimana di mini, e non avevo visto nessun altro dell'azienda. Quindi per i primi 8 mesi ho lavorato con focus su una cosa, non conoscendo bene le altre persone. E era complesso. Piano piano ci siamo strutturati per renderlo meno complesso, soprattutto per le persone nuove che entrano. Wow. Beh, tu dici che potresti parlarne per ore. Io tra 15 giorni mi sa che, se poi facciamo una cena post-evento, pizza e coca, pizza e birra, lì nei dintorni, continuiamo a chiacchierare. Allora, davvero, grazie mille, Emanuele, perché ci hai dato modo di vedere dall'interno come funziona qualcosa che molti di noi utilizzano
tutti i giorni una piattaforma di podcasting, ma soprattutto quella dalla quale chi ci ascolta ci sta ascoltando. Quindi se la prossima volta non funziona il download della puntata, sapete con chi prendere. Allora, guarda, ti dico che nella mia esperienza, mi prendo la responsabilità di quello che sto per dire, la piattaforma che risponde in media più lentamente anche alla pubblicazione di un nuovo episodio e cose del genere, tra tutte le nostre, noi siamo su Apple, Google, Spotify, non è sicuramente Spreaker, che anzi ad oggi, wow, davvero, non per piaggeria, ma per... Quando ci vediamo a Milano ti racconto un po' delle retroscene. Non vedo l'ora. Allora, a proposito di quando ci vediamo a Milano, diciamo, ricordiamo tutti che il 27 ottobre Cloud Day 2022, www.cloudday.it, in generale, per rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative, il modo più semplice è sottoscrivere il canale Telegram di Cloud Champions, quindi là, su Telegram si cerca Cloud Champions e siamo lì. A lunedì mattina pubblichiamo l'elenco di tutte le cose che facciamo nella settimana e se quel giorno c'è una iniziativa, al mattino un reminder, basta, non facciamo spamming perché siamo i primi a non apprezzarlo. Tra l'altro, proprio il giorno prima di Cloud Day avremo la prossima puntata del Cloud Champion Podcast. Posso dire che avremo Roberto Andreoli di Salesforce, che è un Sales Director Engineer. Salesforce ha tutta una serie di cose interessanti in ottica cloud, delle quali chiacchierare. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie a tutti, grazie a tutte. Alla prossima e a Cloud Day, ancora grazie a Emanuele. Grazie a te Andrea, ci vediamo certo, a Milano. Non vedo l'ora. Ciao a tutti e tutte. Ciao a tutti.